Perché questa scelta? Beh, l'Unione Popolare con De Magistris nasce all'idea di unire tutte le forze realmente di sinistra, realmente contro la guerra pacifiste. Quali sono i punti essenziali che vi legano? Stop alla guerra. L'Italia deve essere fedele alla Costituzione, articolo 11. L'Italia ripudia la guerra. 1 milione di assunzioni del pubblico. Questa è la differenza tra l'Italia, la Francia, la Germania. Non abbiamo bisogno di armi, abbiamo bisogno di medici, di infermieri, di OSS, abbiamo bisogno di insegnanti, abbiamo bisogno di far funzionare i servizi pubblici e l'assistenza. Più tasse ai ricchi, cioè il 5-10% della popolazione italiana che è benestante o molto molto ricca, mentre vengono tartassati la maggioranza di questo paese che vive del proprio lavoro, sia esso dipendente o autonomo. Pensiamo poi che va abrogata la legge Fornero, come in Francia bisogna andare in pensione a 60 anni, avere questo diritto, perché abbiamo bisogno di ringiovanire i luoghi di lavoro e perché bisogna porre fine al precariato. Ecco, l'altro punto per noi fondamentale è abolire le leggi della precarietà. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve tornare a essere la regola. E poi siamo per il salario minimo di almeno 10 euro netti l'ora per legge e la riduzione dell'orario di lavoro, perché il lavoro va ridistribuito. E poi ecologia, ecologia, ecologia. Che risultato puntate? Beh, noi puntiamo a portare una forza del genere in Parlamento. I nomi? Beh, noi ci siamo uniti a partire dal da un fatto di riempire le nostre liste di attiviste e attivisti, di militanti da una vita o di persone attive nel sociale. Le nostre liste sono fatte in questa maniera, non siamo gente inventata all'ultimo momento.